Mi trovo alla libreria Il Mio Libro a Milano in un'estate assolatissima, caldissima, e sono qui con Paola Maugeri che pubblica il suo terzo libro con Mondadori, appunto, Alla Salute. Esatto. Ciao Paola. Alla salute. Alla ciao, salute. Ricardo. Alla grazie salute di essere giunto fin qui. Io arrivo da lontano, siamo venuti a Milano. Ma però è un piacere, insomma, no? Allora, questo libro, intanto vabbè, è un libro sicuramente che parla di freschezze, visto questo, sì, questo caldo, no? Ed è un libro, perché si intitola Alla Salute? Che cosa presenti in questo tuo terzo libro? Questo è un manuale di consapevolezza alimentare ed è un manuale di cucina vegan raw, cruda, quindi di un manuale di cucina vegan crudista. E sono molto contenta, perché è molto bello, e questo me lo dico da sola, perché secondo me, ecco, è l'umiltà che dobbiamo coltivare e non la modestia, e poi perché questa è un po', se vuoi, una terza tappa di questo viaggio che è cominciato con La mia vita impatto zero, è passato per Las Vegas e adesso alla salute, di libri di consapevolezza alimentare e anche di un certo tipo di filosofia di vita. Quindi questa è la cosa che io trovo profondamente interessante, perché dentro questo libro c'è è tutto questo. Ok, noi come prime 10 pagine è la prima volta che parliamo di un libro, diciamo, relativo in qualche modo al cibo, no? Sì. All'alimentazione. Però a noi interessa comunque spaziare un po' in tutti gli argomenti, e poi la cosa interessante, questo non è un libro di cucina tout court, ma è un, più uno stile di vita, uno totalmente, stile, anche da un punto di vista etico, no? Totalmente. Perché io prima di fare questa intervista mi sono un pochino informato, bene, no? al di là del fatto che Paola Maugeri sappiamo praticamente tutti chi è, e io sarei curiosissimo di parlare anche con te di cinema, di musica, eccetera, no? Però in realtà qui noi dobbiamo parlare di questo libro, che è sicuramente molto interessante. Tu nasci come vegetariana a 12 anni e poi sei diventata vegana, no? Una curiosità, come si fa a diventare vegetariana a 12 anni? Ma sai, non capivo perché, proprio oggi lo scrivevo sul mio blog e tantissime persone hanno commentato, non capivo perché da bambina mi si insegnasse ad amare gli animali. Ora, tutti noi adulti lo facciamo con i bambini, come fa il maialino, come fa la gallinella, come fa la pecorella, per poi servirli su un piatto, no? Certo. Ma i bambini fondamentalmente sono degli esseri spirituali, quindi sentono questo legame con l'animale, con gli animali in genere, molto forte, molto di più di quello che noi pensiamo. Ti ricordi quella scena del gigante con Roccazzo e James Dean, in cui i bambini ormai avevano fatto amicizia con il tacchino, e poi, okay, questo tacchino viene servito a tavola e loro piangono in maniera assolutamente inconsolabile. E stessa cosa è successa a me: avevo fatto amicizia con una gallina alla quale volevo molto bene, e poi un giorno questa gallina le fu tirato il collo davanti a me, e fu qualcosa che non, in qualche trauma, modo non ho potuto dimenticare. Così a 12 anni io non ho detto divento vegetariana, anche perché io non avevo 34 anni fa la cultura in Sicilia per dire divento vegetariana, figurati. Ma ho detto smetto di mangiare gli animali, perché mi ci affezionavo e quindi non li volevo mangiare, ed è lì un percorso che è continuato fino a 17 anni fa, in cui sono diventata vegana. Per questo io credo che tu sei venuto fin qui anche a fare questa intervista, perché veramente non è un libro soltanto di cucina tout court, non per togliere dignità ai libri di cucina, per carità, però fondamentalmente quando si sceglie questa strada è anche una strada che ti chiede di studiare, di approfondire moltissimo, e quindi è interessante che la gente che si approccia a un libro di cucina bello, colorato, con una bella carta, che però abbia anche tutto quel senso che ti può dare soltanto il contenuto, gli argomenti, la profondità di una scelta come la scelta vegana. Ecco, immagino che qui per realizzare queste ricette, 109 succhi e tutte le altre cose fantastiche che ci saranno descritte qua dentro, ci vogliano degli ingredienti abbastanza particolari, no? Dove li troviamo questi ingredienti? Dappertutto, noi siamo il paese della dieta mediterranea, che ce lo siamo scordato, soprattutto la dieta mediterranea ha seguito purtroppo anche una parte di marketing bieco che ti fa pensare che c'era anche il pesce, la carne, ma in realtà non è così. Quando la dieta mediterranea è stata teorizzata da Ansel Keys, che arrivò nel Cilento nel 1946, si chiese perché le popolazioni di quella zona fossero così longeve, e scoprì che in realtà era grazie a un cibo molto semplice, cioè frutta, verdura, cereali integrali. Noi
siamo il paese del sole, quindi delle piante a foglie verdi, perché il verde ha bisogno di sole. Eppure l'abbiamo dimenticato abdicando ad un'alimentazione molto voluta da un certo tipo di messaggi, se vuoi anche di marketing, basato soltanto su prodotti di origine animale. Eppure mai come adesso è chiaro l'assioma malattie degenerative, prodotti di cibo, prodotti di origine animale. Quindi è molto interessante, perché si potrebbero scrivere dei tomi su questo, perché c'è tantissimo della nostra cultura che è stata anche travisata solo negli ultimi 50 anni. Tu arrivi adesso dalla vacanza, sei in una zona, ma tutti noi, io arrivo dalla Sicilia, dove comunque i piatti principali sono tutti fatti a base di verdure, cereali e frutta. La carne si mangiava una volta alla settimana. Allora, cosa è successo negli ultimi 50 anni che ha totalmente stravolto le nostre abitudini? Vabbè, poi c'è tutto il discorso della carne, della deforestazione per nutrire gli animali. Non appendete la bandiera della pace al balcone se poi mangiate carne, perché un vero ecologista non può mangiare carne, perché la prima causa di effetto serra per il 70% non sono tutti i mezzi che si muovono, gli aerei e le navi, no, sono gli allevamenti intensivi, quindi... noi siamo il 20% della popolazione che sfrutta l'80% delle risorse. Non ci può essere pace in un mondo dove c'è una diseguaglianza così profonda basata sul cibo, che è ciò che ci mantiene in vita, capisci? Certo, quindi possiamo partire comunque da un libro come questo, che sicuramente... Che è tutto questo e anche delle ricette. No, nel senso che, esatto, cioè è tutto questo, noi possiamo partire da una ricetta, magari anche facendoci un frullato, una cosa... Ma certo. E per iniziare a riflettere ed essere un pochino più consapevoli. Allora... il blog è prima di 10 pagine, si chiama così perché noi di solito intervistiamo gli scrittori e gli diciamo: scusa, spiegami quali sono state le difficoltà nell'affrontare le prime 10 pagine del tuo romanzo. Allora, questo non è assolutamente un romanzo, però sicuramente c'è una tecnica di scrittura, cioè la voglia di farsi leggere, anche oltre al discorso delle ricette, perché immagino che qua dentro non ci siano solo ricette, ci siano tutta una serie di cose. Proprio quello che dicevamo. Quello che mi stavi dicendo, no? Ecco, tu hai che stile hai adottato nello scrivere questa guida? Ma guarda, fondamentalmente di grande quotidianità e di condivisione, come se parlassi a degli amici, perché è vero che ormai ho un gruppo nutrito di persone che mi seguono, che hanno letto La Svegans, che è stato il libro precedente, che è un libro che ha avuto moltissimo successo. E quando Mondadori mi ha chiesto: fai un altro libro che abbia successo quanto La Svegans, io ho riflettuto molto su questa idea di successo, pensando, e poi fondamentalmente il successo è un participio passato, è successo, quindi fare un libro di successo cosa vuol dire? Non avrei voluto fare un libro se non avessi avuto ancora qualcosa da condividere, se non avessi sentito ancora che la mia ricerca continua, la mia ricerca nei confronti di un'alimentazione compassionevole che ormai studio dal 1997. Secondo me non si può fare un libro se non si ha qualcosa da dire, soprattutto per un... io non potrei. Poi magari c'è ovviamente chi ha mestiere, beati loro, io questo mestiere non ce l'ho, quindi se non ci metto tutta la passione, il mio studio, e così ho passato mesi, mesi e mesi chiusa in casa a studiare e a ricercare finché ho capito, ok, sono pronta. Infatti le prime 10 pagine, in realtà le prime 100 pagine di questo libro sono pagine di filosofia del cibo, comunque di approccio alla vita, del fatto che se mangiamo vivo ci sentiamo vivi e del fatto che purtroppo oggi il cibo che mangiamo per il 90% è un cibo morto che sì ci sazia ma non ci nutre, e c'è grandissima differenza tra sazietà e nutrimento. Chiaramente. Allora, io ti ringrazio, però prima di finire questa intervista io ti ho portato un omaggio, no? Okay. pur essendo tu vegana qui, come tu vedi, e questo è anche se non si vede perché è molto abbottonato, questa è una scatola di cioccolatini che scoprirai poi all'interno. Allora, tu sei vegana, scatola di cioccolatini, questo è il cioccolato vegano. Ci sarà anche del cioccolato fondente. C'è anche del cioccolato. Meraviglio. Ottimo, cioccolato fondente ottimo. Però c'è anche del cioccolato al latte. In ogni caso noi te lo regaliamo con gran piacere, perché sicuramente tu conosci il cioccolato Perano, è un cioccolato molto, insomma, di grandissima qualità, di grandissima tradizione torinese, noi siamo di Torino. Sabauda. E vabbè, tu potrai mangiare il cioccolato fondente. E mio marito biellese sarà molto felice di mangiare quello al latte. Tuo, quindi mi hai fatto biellese. Il regalo migliore. Grande. Tra sabaudi ci si capisce. Perfetto, noi ringraziamo Paolo Maggeri. Allora, il libro è Alla salute, edito da Mondadori. Samuele Marabotto per Prime 10 pagine. Grazie. Grazie Samuele. Grazie.